Con i mondiali ancora a catturare tutte le attenzioni, qualche notizia di calciomercato ogni tanto fa capolino. Una riguarda il Crotone, che con la collaborazione sempre attiva con il Parma sarebbe sul punto di sostituire Gomis. Sempre dai Ducali dovrebbe arrivare Baisa. I reggini, che vorrebbero tentare subito la scalata in cadetteria, hanno deciso di instaurare una partnership con la Fiorentina. L'accordo intrapreso non solo dovrebbe portare in Amaranto giocatori di proprietà della Viola, ma dovrebbe prevedere l'arrivo in riva allo stretto dell'allenatore Leonardo Semplici. Chi dovrebbe invece abbandonare la Calabria sarebbe Foglio, in procinto di rescindere il suo contratto, su di lui Casertana e Monza. La stessa sorte calcistica riguarderebbe Maiconda Silva, che farebbe gol al Catania. Per restare in Lega Pro, tra le calabresi in movimento anche la Vigor Lamezia, che sarebbe interessata all'esterno offensivo Pietro Arcidiacono. Il calciatore, che a 26 anni ha avuto modo di giocare nella prima divisione con il Monza e il Sorrento, ma nell'ultima parte della stagione ha giocato in seconda divisione con il Martina. Domenica pomeriggio, presso la piscina olimpionica crotonese, tantissimi giovani delfini hanno dato vita alla giornata conclusiva. Momenti particolari si sono vissuti durante l'esibizione dei ragazzi della cooperativa Shalom. Quanti sono i fratelli meno fortunati che praticano questa disciplina? Allora, in pratica all'interno del centro frequentano 20 ragazzi diversamente abili, ma in realtà solo 11 di loro hanno compiuto questa attività sportiva. Ed è un progetto che sta durando da molti mesi e che andrà avanti anche dopo questa pausa estiva, e proprio per dare la possibilità appunto di frequentare un'attività ludico-ricreativa, sportiva, e di sollevare anche le famiglie, no, da quello che può essere l'impegno che un'attività sportiva comporta all'interno. Come stanno vivendo loro, come vivono queste esperienze? La vivono con molto entusiasmo, con una grande carica, perché alla fine quello che qui vogliamo realizzare, quello che si sta realizzando, è proprio l'integrazione, quell'aggregazione che è naturale e che, alla quale lavoriamo ogni giorno, tra i ragazzi disabili e i ragazzi normodotati. Fare in modo appunto che insieme si possa riuscire a fare qualcosa di concreto e di fattivo. Sì, oggi è una giornata importante per noi, perché diciamo che chiudiamo l'anno agonistico in bellezza, con una bella manifestazione in questo meraviglioso impianto che finalmente è scoperto. È una tradizione che ogni anno mettiamo, diciamo, a prova i nostri istruttori, che sicuramente hanno fatto un gran bel lavoro, ed è giusto che i genitori vengano a vedere i risultati che abbiamo raggiunto con la nostra squadra di tecnici, che ci possiamo ritenere fortunati perché abbiamo veramente dei tecnici che sono di grande livello. Giuseppe, tutti questi piccoli giovanissimi atleti che stiamo inquadrando e che vediamo appartengono a quale categoria? Nessuna? Nessuna categoria, si chiama propaganda. Ma hanno già imparato a nuotare? Fanno già quattro stili molti di loro, quindi insomma è una bella soddisfazione oggi. Così piccoli? Così piccoli, sì. Tra l'altro oggi è una giornata speciale perché facciamo anche un'altra esibizione con i ragazzi della cooperativa Shalom, un progetto che stiamo facendo insieme ai ragazzi disabili, e che oggi faranno anche loro una gara insieme ai nostri ragazzi, e quindi metteremo anche un punto dal punto di vista sociale, ma perché il nuoto è lo sport per tutti, insomma, non abbiamo altro da dire, insomma, si fa il nuoto, si fa sport. No, veramente lo sport deve unire, non dividere. Noi abbiamo fatto un progetto con questa cooperativa e ci abbiamo tenuto tantissimo a che partecipassero a questo. Guarda, noi ci siamo prodigati perché la manifestazione senza di loro non avrebbe senso. Sono i bambini che si devono integrare anche con chi è diverso. Diciamo diverso relativamente, perché sono soggetti normali, e noi la nostra associazione ci ha sempre tenuto a questo. Infatti noi siamo anche affiliati con lo Special Olympics. Ogni anno che facciamo i tornei a mare devolviamo il piccolo incasso, le piccole donazioni. Questo vi fa onore. Grazie Claudio. Guarda che bella manifestazione, oggi è la manifestazione di chiusura del settore propaganda. È bello vedere tanta gente qua, è bello vedere tanti genitori, tanti bambini. Questo è il futuro del nuoto crotonese. Ce lo auguriamo, e poi complimenti perché avete tolto la copertura, meno male. Guarda che spettacolo, abbiamo una piscina che è spettacolare. Forse una delle più belle piscine d'Italia scoperta.
però ce ne vuole per mantenerla. Non ti nascondo che dalla mattina alla sera a tempo pieno siamo qua a dedicarci alla piscina con grande orgoglio, con grande soddisfazione, e devo dire anche che l'amministrazione comunale ci dà una grossa mano nella gestione della piscina. Questo fa felice e questo ci premia del lavoro che stiamo costruendo da diversi anni. Allora, oggi è la giornata per la festa del nuoto, per i piccoli della scuola nuoto. Poi avremo due appuntamenti importanti. Uno il 21 e il 22, il campionato regionale esordienti, che è la massima manifestazione a livello regionale. Ci saranno una presenza di 200 atleti e quindi tra genitori e tutti quasi 500 atleti. E poi il clou sarà il 28 e il 29, che c'è il sempre di giugno. Di giugno ci sarà il trofeo nazionale, cui è prevista la presenza di, il nome mo mi viene un po' difficile a dire, il russo che è stata medaglia d'argento alle Olimpiadi e ieri ha vinto la medaglia d'argento al Sette Colli, che è un meeting a livello mondiale, e in più ci sarà la campionessa dell'Ucraina. Quindi in tutto questo stiamo realizzando un qualcosa che per la città, che non si vedeva da anni in un impianto natatorio, adesso finalmente siamo riusciti a farlo.